Ragazzi, benvenuti in questo mio nuovo video, sono ArcSleep01 e oggi siamo su Little Planet 3. Oggi, in questo episodio, proveremo nella categoria dei livelli più recenti, proveremo i livelli, quelli che sono proprio che sono usciti in proprio che sono usciti ora. Il tempo che tu dici A spunta fuori un livello, quindi questo qua è proprio è appena già stato pubblicato, ecco. Proviamo questo qua che si chiama Loja de Transporter, quindi anche una lingua, credo che sia spagnolo. E già dal nome si presume un livello bello, proprio pieno di cose interessanti, tecnologie avanzate, logica. Volevi! Guarda che faccia! Guarda che faccia! Non se l'aspettava! E poi ti trovi una scimmia. Aspetta. Bienvenidos all'ora del bordo del Magic World. Questo rumore assordante. Che minchiata è? Su tuo trasporto. Cosa cazzo ha appena giocato? Ecco ragazzi, una cosa che non vorrei di questa categoria per l'appunto, che infatti è il motivo in cui aspettate, stavo parlando. Allora aspettate, magari c'è la musica che mi rompe i coglioni, dove cazzo è? Allora, dicevo che in questa categoria, soprattutto, siccome i livelli sono, diciamo, pubblicati in questo momento, trovi delle cose. Omae wa. Cioè, non ti, cioè, la maggior parte delle volte che tu vai su questa categoria trovi dei livelli che, cioè, neanche io da quando ero piccolo li facevo così merdosi. Ora mi spieghi il senso del bianco e nero, scusami, ora perché mi hai messo una maschera antigas se non c'è l'acqua? Questa la chiami acqua? E perché cazzo c'è la gravità? Visto che c'è un cubo sospeso in aria, ma che cazzo? Ma cos'è sto rumore che ho dopo questa c'è? Ah, mamma mia, che teletrasporto all'avanguardia. Sono entrato qui dentro e mi sono trasportato. Tra l'altro adesso ci sono i colori. Bello! Proprio un livello proprio da fare così e così. Ecco, come sospettavo, raga. Abbiamo appena fatto quei due livelli e cosa vedo? Un nuovo livello sulla cima della categoria. Vuol dire che è stato appena... Che cazzo vuoi, Fiori Troia? Vuol dire che è stato appena proprio pubblicato in questo momento. Proprio... è appena nato, diciamo. È appena stato parlato da una mente... Allora, io dovete capire che le musiche, quando parlo, mi danno fastidio. X-Binie, vabbè, tedesco. Cioè, tutto qua. No, ragazzi, per chi non lo sa, per chi non conosce Little Planet, questa cosa, cioè, appena la tocchi, finisce il livello. Ora mi spieghi il senso di... Gasta il cazzo che è uscito adesso in meno di 3 secondi. Questo qua l'ha fatto in 3 secondi il livello. Il prossimo... che no, allora, questo qua, ragazzi, è questo qua. Già si presume già dal nome che è un livello di merda, perché c'è scritto livello senza nome. Allora, quando tu... allora, quando tu fai partire un... cioè, vai nella modalità crea e poi esci subito dalla modalità crea, ti appare livello senza nome, perché non l'hai né modificato, non ci hai fatto un cazzo, quindi ti appare livello senza nome. Questo qua non si è neanche dato la decenza di dargli un cazzo di nome. Lo so che è una merda, allora ti senti lì a disagio. Poi mi spieghi che cazzo di bicicletta è, se sembra che sia una bicicletta, vabbè. Oddio mio, che cazzo sei tu? Sembri una forma piena di droga e LSD di Sonic. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because... Però vabbè. Allora, presumo che dovremmo andare in queste macchine. Minchia, le macchine senza i cerchioni.
Quando ancora devo stare qua lì a vedere il mio personaggio che si sta glitchando dentro la macchina, questa sorta di macchina, perché no, dai, che minchiata è, cioè in questo qua non pubblica, guarda, tutti i suoi livelli, perché tra l'altro quando tu scegli un livello puoi anche vedere gli altri livelli dello stesso creatore, no? Cioè si capisce già dall'immagine che questo è un bel creatore, no? Guardando gli altri suoi livelli, tutti quanti non hanno il nome, nessuno. Guarda, ha anche fatto uno di Baldi's Basics, come anch'io io li ho fatti di livelli di Baldi's Basics. Sono curioso di vedere come l'ha fatto. Allora, io quasi quasi potrei anche chiudere qua il livello, Perché... cioè, lo vedete voi il perché? Cosa cazzo? Questo? No ragazzi, no. Ragazzi, no. Questo armadietto rosso, ci credete che l'ho fatto io? Quanto ci scommettete? Questo qua è nato sul mio livello. Questo qua cosa ha fatto? Siccome era un creatore di merda, cosa ha fatto? È nato sul mio livello, ha preso le mie cose, perché io do le mie cose di Balsi Basic in giro. Ha preso la mia cosa e ha detto: ma perché non le mettiamo sul mio? Visto che tanto non so creare un cazzo, cioè so creare delle cose. Anche questo qua l'ho fatto io. Locked! Locked l'ho scritto io, Locked! Allora, raga, a fine video vi faccio vedere. Vi faccio vedere. Anche questa foto, cioè, si vede. Si vede da la sua parte. La mia parte, la differenza, Questa qua io scommetto che se io clicco R1 su questo coso giallo si apre. Vedi? È perché l'ho fatto io, che sta al cazzo. Questo qua è che corre. Il personaggio! Questo qua l'ho fatto io! Cioè, non so se ho il costume in questo momento, però. No, raga, veramente, proprio da schiaffeggiarlo. Sto figlio di troia. Che tra l'altro, ragazzi, ha piazzato la mia porta. Ma io volendo potrei fare così. Avete lì capito, Però, cioè, con questa categoria siamo a questi livelli. Guarda che non è neanche riuscito a piazzare decentemente il mio armadio. Cioè, non ho raciunto perché c'ho le mie cose. Quello mi fa soltanto incazzare. Perché questo qua non si è neanche dato la decenza di pubblicare un livello. Neanche un fatto di un livello di merda, perché quello, vabbè, ci sta, perché non sai creare, però proprio, cioè, neanche ho dovuto prendere le cose di un altro e mettersi sul livello. Ora mi spiego dove cazzo era la fine. Un altro di nuovo, my first level, cioè, anche questo. Poi, vabbè, dall'immagine del profilo forse potresti avere una chance, Già che sei anche lì una donna, forse potrei avere una chance, Che tra l'altro Foxy una donna, vabbè. Vediamo. Cos'è? Ah, qua ti trasformi. Qua non si sa. Entriamo qui. Bello! Bellissimo, guarda! Scusa un attimo, Perché mi hai fatto. Non ci. C'è il creatore che mi sta chiedendo se vuole unirsi. Dai, invitiamolo, così lo insulto. Tu saresti il creatore di questo bellissimo livello di merda. I try my best, do you like do you like it? Lo so che mi puoi sentire. Testa di cazzo. C'è Boat Bunga. Questo sono curioso. Boat Bunga. Ma
perché la gente non sa mettere un cazzo di sfondo? Perché lasciano quello classico? Perché c'è una barca senza l'acqua? Madonna mia, ragazzi. Ripeto, neanch'io ero What così the fuck? Va bene. Ma mi spieghi che cazzo di livello è? Cos'è? Una barca? Sì, bello. Tu hai preso una barca da internet. Cioè, tu hai messo una barca. D'accordo che l'hai presa dalla comunità, ma almeno mettici l'acqua, cazzo. Se c'è una barca, non è che la lasci lì. Boss The Undertale con l'immagine di Sans. Già questo proprio dovrei anche proprio insultargli la madre. Però vabbè, dai. Giochiamoci. Bello carino. Oh, almeno c'è lo sfondo. Almeno quello. C'è anche la musica. Attenzione. Sta procedendo bene. Oh, what the fuck. Vabbè, dai. Ho visto di peggio. Ma quella bolla sarebbe che se lo prendo Me lo salva nelle mie cose. Infatti, come dicevo prima, che la gente prendeva i livelli da altri livelli, bastava che tu fai così ed ecco che ce l'hai anche tu. Comunque l'immagine di Flau è veramente bella, proprio mi dà proprio quella sensazione di paura. Ma c'è Sansa, ma che cazzo, vabbè. Qui c'è Papyrus. Magari la telecamera potevi, non so, distanziarla, no, così vedo solo le parti basse dei personaggi, grande. Cioè, volendo non posso neanche li avvicinare, perché... no, ok, così. Devo stare così, ok. La faccia di Torian. Ma io farei go to sleep, tra l'altro con quella faccina lì. Dai, proviamo questo qua. Go to sleep sarebbe la frase che usa Jeff the Killer di solito, quindi non so se conoscete Jeff the Killer, però vabbè. Allora, siamo in questa casa. Posso buttarmi dalla finestra. Geniale. Una porta sul muro, va bene. Allora, di solito i livelli go to sleep dovrebbero trattarsi di un horror, ovvero Jeff the Killer che ti viene a stuprare. Ora, ho capito che sono ricco, però il pavimento così lì a disco mi sembra un po' eccessivo. Mi spieghi che cazzo è sta roba? Ma che cazzo, quanta cazzo di gravità ha tolto? Cioè, sembra che sono lì sulla luna. Vabbè. Allora, andiamo di qua. Surprise, motherfucker! Buongiorno. Lei non sembra molto Jeff the Killer, però. Allora, io mi avvicino con cautela, eh. Tu mi prometti che non mi fai del male? Ok. Get over here! Oddio santo! Vaffanculo. Oh, no, stai calmo. Lo so che sei bravo. Tra l'altro, guarda, è una bellissima collana, guarda, te lo devo proprio dire, è una bellissima collana. Ma sei. Che cazzo fai? Ma sei. Madonna quanto sei. Guarda quanto sei ritardato. Cara mia, ma sei stato qua? Oddio. Niente, proprio ritardato come il creatore di questo livello. No cazzo! Ma non mi segue! Cioè non ci credo. Non ha reso il personaggio ostile. Non ha reso l'assassino, cioè il mostro, che cavolo è, ostile. Cioè se tu metti il comportamento ostile, resterà, cioè continuerà a seguirti come un pervertito lì pedofilo. Tra l'altro ha smesso di seguirmi. Ah, ok. Io veramente. Se tu non metti comportamento ostile, resterà lì a fissarti come un idiota finché tu da idiota non ti avvicini e fai così. Cioè, io veramente. Non, raga, se non sapete le cose, ci sono i tutorial apposta. I tutorial esistono per questo.
Ma siccome voglio far funzionare, tra virgolette, questo livello, e mi faccio lì inseguire lì apposta, anche se alla fin fine non mi segue, anzi se sembra... non ci credo. Cioè, è come se ho portato a spasso un cane, che di cane c'è solo... vabbè. E niente, livello finito. Prima di concludere, volevo farvi vedere, infatti, come ho detto prima, che se vado sul mio profilo e mi ricordo, tra l'altro, dove è che ho, che davo quelle cose. Ecco, questo è il mio livello, no? Guarda un po', questo vi ricorda qualcosa, porca troia, vi ricorda qualcosa. Vedete che c'è scritto Dia Alex Lippi 01, porca troia, ma io veramente... Comunque ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Ne farò altri di... non come questo, perché se no mi suicido. Ne farò altri livelli, soprattutto horror, che a voi piace vedermi o spaventato, se faccio i livelli incazzosi, sclerare di brutto. Quindi ne farò sicuramente negli altri in futuro. Per quanto riguarda Pokémon e soprattutto la webcam, se sono fortunato... A Natale mi dovrebbero dare il telefono, quello che sto aspettando, perché quello di prima si è rotto. Sapevate, ecco il perché. Quando mi arriverà il telefono, sempre se mi arriva, ma in teoria sì, perché ne ho bisogno. E quando mi daranno il telefono, prima di tutto continuerò Pokémon e poi farò altre cose, tra cui con la webcam. Quindi vabbè, spero che vi sia piaciuto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi. Shadow, nothing, all I...